per due ore da passare insieme. Ma come ben vedete, anzi come sapete ormai, perché da questa mattina ne parliamo, e non solo, non sono da sola, perché con me un'oretta ho un ospite. Quindi buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Matteo, lui è Matteo Macchioni, direttamente dalla nona edizione di Amici. Saremo un'ora insieme. Tra l'altro io già sto guardando un po' i curiosi che sono qui, no? Che si stanno avvicinando. Qualcuno già, se ti giri, vedi tre donzelle che gli ho anche pregate di venire, perché si stavano tuffando in piscina perché sono timide. Gli ho detto venite qua a salutarlo. Davvero sono timide? Sono timide, ma no, dopo dai. Le saluti ovviamente. Tra l'altro quando le ho viste ti hanno guardato come per dire è lui o non è lui, perché visto dalla televisione è un conto e poi ti dobbiamo vedere dal vivo, insomma non è che siamo tutti abituati. Eh sì, ma sai, mi hanno messo nella centrifuga nell'ultimo anno, quindi sono un po' dimagrito, poi mi hanno cambiato i capelli, insomma mi hanno cambiato un po' di cose. I capelli in alto. Sparati. Allora Matteo, passeremo un'oretta insieme, parleremo del tuo disco, di curiosità, insomma avremo da raccontarcene. Assolutamente sì. E poi soprattutto sentiremo i pezzi del tuo disco. Che è la cosa più bella. Che è la cosa più bella e anche più importante. Allora un'ora da passare insieme, ricordo a chi ci sta sentendo sul nostro sito internet www.radio.it che Matteo risponderà anche alle vostre domande, qualcuno già ci ha scritto. Fantastico. Qualche fan curioso, soprattutto anche della zona del centro, quindi le ho anche lette, sono molto carine. Ma aspettiamo anche i vostri messaggi al 348 12 88 150. Ricordo a tutti che se avete voglia intanto di fare foto, di vedere Matteo, lui è qui in carne ed ossa e approfittiamone. Ci sono. Ok. Io intanto manderei subito un pezzo, devo fare una dedica, perché sai, qua devo fare anche le dediche. Beh, giusto. Lo vuoi leggere tu? Adesso io non so che cosa ci capisci, perché l'hanno scritto così. Allora, facciamo così, tu prova, al limite te lo suggerisco io. Va bene. Al vecchio Romeo, che fa 65 anni, un augurio di cuore da Serena. Antonella e Vito. Perfetto, sarà un augurio speciale. Ne mettiamo subito una canzone dedicata a loro. E dopo qui con Matteo Macchioni, sempre qui su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Altro nella nostra radio. Ma sono qui per parlare invece col mio ospite, con il nostro Matteo, con questi occhiali tra l'altro. Che bello, ce la stavamo anche un po' raccontando, eh? Sì, sì. Allora io però invece voglio fare un passo indietro nel tempo. Sì, anche se tolgo gli occhiali così ti guardano in quei begli occhi blu. Negli occhioni, così ce la raccontiamo. Perché è anche vero che ormai i tuoi fan lo sanno, però io sono curiosa. Sì. Molto curiosa. Adesso non voglio tornare patera l'anno quando hai 6 anni, che hai sempre cantato, perché quello lo so. Accelero un po' i tempi, io vado direttamente ad Amici. Sì. Guarda che cosa non ho saltato. Allora, tra l'altro sei stato uno dei pochi, se non penso anche il primo, a essere un cantante tenore, a entrare e a far spazio, a farti largo in questo mondo, aprire anche le porte magari ad altri futuri tenori. Sì, io quando ho fatto i provini aprivano alla lirica, e quindi siamo andati a Roma, a Cinecittà, e mi sentivo una formica spersa, perché c'erano migliaia di ragazzi e ragazze, chi ballerini, chi cantanti, chi cantautori, e io ero uno dei pochi cantanti lirici. Poi c'era il maestro Vessicchio ai provini che sentiva, e c'era un brano di Bublé da fare, Moon Dance. Allora io sono partito. Com'è che fa? Allora lui ha detto, oh, fermati, ma sei tenore? Ho detto sì, e mi fa, vuoi cantare da tenore? Ho detto sì, bene. Io me lo vedo Vessicchio, che è lì che magari tranquillo sente questa voce, perché ormai dopo 200.000 persone che stanno cantando hai richiamato la sua attenzione, anche perché so che lui ti ha voluto profondamente. Ma lui, io sono sincero, lui ha sentito tutte le persone che erano lì, e ciascuno pochi secondi, compreso me. Si vede che quando ha sentito la mia voce gli sono piaciuto, e quindi pian pianino nei casting mi scontravo tra virgolette sempre con altri cantanti lirici che dovevano entrare, e facevamo delle specie di sfide, e lui pian piano ha sempre avuto più stima nei miei confronti, e quindi poi è anche stato nella parte del pomeridiano quello che mi seguiva. Ero allievo del maestro Vessicchio praticamente all'interno della scuola. Poi in realtà mi ha seguito un altro maestro dispartito che viene dal Teatro dell'Opera di Roma, che è Sergio La Stella, mi ha seguito durante tutto il programma. Però il maestro Vessicchio sì, mi ha sempre tributato grande stima, e io tra l'altro sono onorato di questo, perché lui è un grande della musica. Ma tra l'altro io vorrei immaginare con te, voglio che tu mi aiuti, sì, a capire com'è l'emozione di mettere quella maglietta con scritto grosso così Amici,
E ti dico anche che a me se mi danno anche quella con la sfida e poi esco dopo due sequenze, sono contento uguale. Sei per portarmi a casa la maglietta di Amici. Beh, è stata un'emozione bellissima perché nel mio caso è venuto in diretta televisiva, perché era una puntata dei casting e c'era Alessandra Moroso con una borsetta in mano. No, non ha... no, una cantante molto brava. Che non è che va per la maggiore, è già nella maggiore perché è un'artista italiana che non c'è bisogno di fare ulteriori presentazioni o annunciarla di più. Comunque avevo una borsetta in mano e dentro c'era la maglietta. Io non lo sapevo. Maria mi ha chiamato in studio. Maria De Filippi mi ha chiamato in studio e Alessandra Moroso ha tirato fuori questa maglia che ho scritto Amici. È stato un fuoco straordinario, un'emozione indescrivibile. Tra l'altro annata anche molto fortunata, perché penso che i migliori talenti c'erano decisamente in quell'anno. Beh, io non sono titolato per dire questo, però comunque sia c'erano comunque ragazzi e ragazze con talenti molto diversi fra loro. Penso a Loredana Errore, penso a Emma Marrone, penso anche a Pier Davide Carrone, che tra l'altro ha scritto un brano del mio disco, e quindi c'erano talenti diversi, ciascuno con le proprie peculiarità. Disco tra l'altro uscito il 25 gennaio sotto etichetta Sugar. D'altro canto, noi da questo disco noi intanto ci ascoltiamo un tuo brano che è La Promessa, e dopo parliamo ancora qui con te. Volentierissimo. Io sono contenta che continuo a vedere un sacco di gente, tra l'altro una canzone e l'altra vedo le foto, stanno facendo anche le foto, mi piace bellissimo, questa cosa. Bellissimo, ma è la prima volta che io faccio un'ospitata all'aperto in piscina di domenica, per fortuna col sole e con della bella gente intorno, che è bellissimo. Ma non sai che lo scopo... Siete proprio bravi voi di Radio Punto. Sai che l'abbiamo pagato per dire tutto ciò, non ci fate caso, ma tu sai che dopo tutte queste persone ti buttano in piscina? Vabbè, oh, aspettate che mi metta il costume però, perché no, adesso... no, allora non va bene. Ho sentito un sì, forse qualcuno. Vedi quel che aspettano. Okay. Allora, abbiamo parlato della Promessa. Tra l'altro, raccontami di questo brano, perché è nato proprio da Amici. Allora, questo brano è esattamente come hai detto tu, è nato ad Amici, è stato scritto da Daniel Vuletic, che è un grandissimo autore, che adesso sta scrivendo il nuovo album di Laura Pausini. E ha fatto tantissime cose in passato con Morandi, ha scritto per Luciano Pavarotti, è veramente un compositore bravissimo, e per me è stato un onore proprio partire con uno come lui che ti scrive un brano del genere. E il testo è stato affidato a Francesco Tricarico, che ha fatto Sanremo quest'anno, è un autore molto eclettico, molto particolare, è molto artista. Ma io mi trovo benissimo con lui. Tra l'altro ti racconto un aneddoto: quando eravamo in studio di registrazione a Milano negli Sugar Music Club, che sono gli studi della Sugar dove registrano, fanno le produzioni, lui è venuto proprio e mi ricordo che era lì in silenzio, assoluto silenzio, e leggeva i testi delle canzoni che aveva scritto. Poi ogni tanto diceva qualcosa, ma ti parlo di una parola ogni 10 minuti, però quando diceva una parola era giusta, cioè si cambiava la frase proprio del testo, quindi veramente è una persona straordinaria. Altro disco, D'altro canto. Intanto sono curiosa, perché questo nome? Allora, D'altro canto è una cosa che ha coniato proprio Daniel Vuletic, perché nella lingua parlata ti capita spesso dire, però d'altro canto è come dire da un altro punto di vista, no? Da un altro modo di vedere le cose, ed effettivamente magari il canto, la musica. È così, no? Sì, assolutamente. Nel tuo disco. Sì. Perché tu nasci come cantante tenore, sì, come cantante lirico, poi dentro ci troviamo un po' di tutto. Sì, c'è anche il pop, c'è anche l'elemento della voce tra virgolette stimbrata, che è la voce da cantante pop, che comunque mi appartiene, perché io nell'iPod ho da Puccini fino agli Iron Maiden, per cui ti puoi immaginare che disordine ho nella testa, e questo disordine che ho in testa si traduce anche nelle cose che faccio, nelle canzoni e nel modo di interpretarle. Quindi c'è una parte che è il tenore, una parte che è il cantante Matteo più pop. Tra l'altro non solo Tricarico, perché vedo che c'è Pacifico, sì, Ferdinando Arnaud, cioè, insomma, ma la cosa che mi ha stupito, che abbiamo parlato anche prima fuori onda, sono tanti gli artisti, ma soprattutto derivano da posizioni differenti, no? Da teste, sì, differenti. Sì, beh, questa è una fortuna che deriva dal fatto che avendo fatto il contratto con la Sugar,
Questi sono tutti autori e musicisti che collaborano spesso con la Sugar e scrivono testi e canzoni per gli artisti Sugar. Quindi ho avuto la fortuna di lavorare con Daniel Vuletic, di fare una produzione con Ferdinando Arnaud, di lavorare con Tricarico, di avere due testi di Pacifico. Quindi più persone hanno lavorato in questo progetto mettendoci la loro anima, i loro sentimenti, il loro essere professionisti, e questo è una fortuna che deriva soprattutto da lavorare con Caterina Caselli, perché lei ti dà questa possibilità, altrimenti credo che sarebbe stato impossibile avere così tante persone, come dici tu, con anime artistiche differenti. Parleremo non solo di anime artistiche, parleremo anche della signora Caselli, grande, grandissima donna, parleremo di tante altre cose in questa oretta che passeremo insieme. Dopo invece parleremo dei fan, dei tuoi fan, anche perché io ho curiosato per parecchio tempo sulla tua pagina, ci sono state delle cose che mi hanno fatto sorridere parecchio, ma hanno anche scritto sulla nostra pagina www.radio.it, leggeremo insieme perché abbiamo delle domande per te. Bene. Ora ci ascoltiamo Guardami negli occhi, che ne hai davvero tanti, per fortuna, e sono felice. E tra l'altro ti seguono anche parecchio, perché nella tua pagina ufficiale di Facebook ti chiamano macchioncini. Macchioncini sono, allora sì, ci sono i macchioncini e le macchioncine, che sono diciamo uniti nella pagina. Ed è una cosa bellissima, perché io sono andata a curiosare, ti posso, guarda, ho perso di aver tenuto sotto d'occhio tutto ciò per più di una settimana. Davvero? Sì, allora leggevo la mattina: buongiorno macchioncine, buongiorno macchioncini, un bacio, buonanotte, buon pomeriggio, però macchioncine. Sì, sì. Ormai la loro identità sei tu. Beh, oddio. Spero che abbiano anche la loro. Comunque voglio dire, Facebook è un mezzo di diffusione importantissimo, perché le notizie arrivano prima lì che in tutti gli altri canali, anche su internet. Io devo essere sincero, non sono un fanatico frequentatore e assiduo scrittore su Facebook. C'è la pagina ufficiale, ci sono gli amministrazioni, gli amministratori, io leggo spessissimo, però scrivo poco, però leggo tantissimo e sono partecipe in terza persona, e mi piace che si crei un clima così, cioè una bella atmosfera fra le persone che ci sono dentro, parlano sempre di cose belle, si discute senza mai offendersi. È una bella pagina proprio perché è fatta di gente, non è fatta tanto di avatar virtuali. No, è vero, questo concordo. E tra l'altro, per chi non ci crede, non vi resta che andare sulla pagina Facebook ufficiale di Matteo Macchioni, così ci potete dar ragione, insomma, tutto quello che stiamo dicendo. Ma a proposito di fan, hanno scritto sul nostro sito internet www.radio.it, hanno scritto in parecchi, adesso leggiamo, cominciamo a leggere qualcosa. Hanno anche scritto i messaggi al 348 12 88 150. Fantastico. Con la promessa appunto che noi avremo letto tutto, io sono qua apposta. Benissimo. Io ci voleva, ad esempio, no, giusto per parlare della De Filippi, la canzoncina dice posta per te. Mi manca questa, mai dire mai l'anno prossimo. Allora, intanto ti salutano Eleonora e Sonia. Ricambio il saluto. Ciao ciao. Poi abbiamo noi tutti qua, tra l'altro, aspettare il saluto, che intanto non arriva perché siamo in radio. Ciao ciao, tutti in silenzio totale. Va bene, poi ci scrive Antonio: ciao caro Matteo, sono Antonio, un tuo fan della provincia di Lecce. Mm-hmm. Anche mio figlio Matteo di 6 anni è un tuo fan. Fantastico. Tra l'altro sa tutte le tue canzoni a memoria. La domanda che vorrei farti è la seguente: c'è la concreta possibilità di poterti vedere e seguire al prossimo Festival di Sanremo? Sicuramente tu meriti opportunità di salire su quel palcoscenico. E dai tempi di Claudio Villa che non si ascolta una voce così bella come la tua. Matteo, in bocca al lupo per il tuo futuro, grazie e aspetta una tua risposta. Ma innanzitutto grazie del complimento, perché Claudio Villa è stato un grandissimo. Il Festival di Sanremo è il sogno un po' di tutti gli artisti emergenti italiani, e come il sogno di tutti è anche il mio sogno, quindi se ci sarà la possibilità, ma non dipende assolutamente da me, ci andrò sicuramente. Dipende dalla forza che ha la casa discografica di proporre le idee, e poi ci vuole un pezzo forte, e poi bisogna avere anche un po' di fortuna che la commissione artistica ti prenda, per cui c'è una serie di cose che devono andare nella direzione giusta. Sicuramente io l'impegno ce lo metto al massimo, ma non dipende da me, però speriamo, incrociamo le dita, sto facendo il corno, aspettando Sanremo, non si sa, vedremo. Si più sa. Avanti, no? Vedremo, ci aggiorneremo, vedremo. Sicuramente. Allora, un'altra domanda. Elide da Ferrara: ciao Matteo, sono la tua grande fan,
anche se non più giovanissima. Noi ci conosciamo già, ho avuto la grande fortuna di conoscerti di persona e devo farti i miei complimenti per la bella persona che sei, e confermo. Soprattutto un talento unico, una voce meravigliosa ed emozioni a non finire. Ho letto del tuo grande successo a Trapani con il Don Pasquale. Mi dispiace tantissimo non essere stata fra le macchioncine presenti. Spero farai presto un tuo concerto qui in Emilia. Hai qualcosa in programma? Mi piacerebbe tanto vederti a Ferrara o Bologna. Un abbraccio a te e alla famiglia per una brillantissima carriera. Sei sulla buona strada, ce la farai. Grazie mille, Elide. Dunque, ha fatto tre domande praticamente, rispondiamo una alla volta. E sarò in Emilia il 2 di agosto a Serra Mazzoni, Appennino Modenese. Ci sarà un mio piccolo concerto, diciamo, perché non è proprio un live da due ore, ma è una poco più di un'ospitata. Però sarà una bella occasione per sentirmi. E grazie per i complimenti per il Don Pasquale. È vero, sono stato in trasferta a Trapani a cantare questa opera di Iri, che è stato un bellissimo successo, e ce ne saranno anche altre nel futuro. E quindi grazie a Lide per i complimenti e per tutto, insomma. E invece ieri dov'eri? Allora, ieri sera ero a Livorno. Quasi vicini, annaggia. Perché anche tu ieri in Toscana. Ero a una tappa di un radio tour dove c'erano tanti artisti e c'erano veramente tantissime persone, ma ti parlo di più di 15.000. C'era questa Piazza della Repubblica a Livorno che era ballata, piena. Ho cantato due pezzi dal disco, Guardami negli occhi, che l'abbiamo sentito poco fa, e Nessun dorma. E lì è scoppiata proprio la piazza, un applauso e le urla incredibili, perché Nessun dorma, ok, un inno nazionale italiano, ma è anche un'aria lirica, quindi un po' anticonformista, no? Sentire tanti applausi. Questa brano volta lirico. Tornare un po' alle origini può far bene a molte persone, all'animo. Ma caspita, c'erano le ragazzine così, con le mani alzate, e quindi è stata una bellissima soddisfazione. Tante soddisfazioni invece quelle che tu ci dai in questa ora che passeremo insieme e continueremo a passare insieme, perché adesso ascoltiamo subito un altro brano tratto dal tuo disco D'altro canto, Ora che ci sei, e dopo ancora spazio ai fan, perché non ho fatto ancora in tempo a leggerle tutte. Le leggeremo. Volevo sentire fino all'ultimo, trovo tutto ciò fantastico. Grazie. Allora andiamo avanti con i fan, Matteo. Anche sì. Perché non riesco, anche perché è una questione di tempistica, a leggerli tutti. Però no. Tanto so, seleziona. Hai già dato un'occhiata, perché la maggior parte sono anche complimenti, ormai risaputo, lo sappiamo. E tanto comunque tu. Fa sempre piacere. Fa sempre piacere. Tanto li ho letti. Però passiamo alle domande invece, sì, di Franci. Ciao Matteo, complimenti per il recente Don Pasquale. Come ci prepara per un'opera del genere? Ci sono diverse fasi di preparazione oppure prendi anche lezioni di recitazione? Grazie mille, sei bravissimo e la tua voce è stupenda. Grazie Franci, giusto? Allora, che domanda difficile. Per preparare un'opera lirica ci vogliono diversi mesi, perché per prepararla musicalmente, per, si dice, ingolarla, metterla nella gola, ci vuole tempo, studio e non serve studiare 20 ore tutti i giorni, serve che si faccia un lavoro a cadenza, nel tempo. Quello che semini un mese lo raccogli il mese dopo, è così. Quindi mesi di lavoro, mesi di studio. Poi per quanto riguarda la regia, io sinceramente non ho mai preso lezioni di recitazione, ma le prendo durante le prove. Cioè c'è il regista che ti dice cosa fare, devi avere la capacità di adattarti, devi essere eclettico, quindi quello che ti dicono di fare lo devi fare e poi lo personalizzi pian piano nelle prove. Ma la regia in ogni opera lirica è a sé stante, non c'è una regola. Cioè per cantare Don Pasquale non è che c'è una regia unica, ogni regista ha la sua visione dell'opera entro determinati canoni e poi tu ti devi adattare. Senti, invece io penso a te sul palco, no? Sì. Sul palcoscenico, io immagino che poi in realtà sei una persona anche piuttosto tranquilla, a tratti forse timida, no? Che... Sì, io sono fondamentalmente un timido, è vero. Vero? Sì. No, ho studiato psicologia, non ci fate caso, tutto. Ah, non è vero. Ecco. Io mi chiedo invece... Da cosa l'hai capito? Ma allora, io mi chiedo una cosa, quando sali su un palcoscenico, no? Che cosa provi? È una domanda un po' particolare, perché... FIFA. Vero? FIFA. Che manca la saliva, la di dove è andata? La sensazione dello stomaco in subbuglio, la sensazione di ma chi me l'ha fatto fare, la sensazione, vero? Di mannaggia, adesso scappo, me ne vado via. Poi quando metto il piede sul palco questa cosa si trasforma in adrenalina, in energia e divento un pazzo.
quando faccio i brani pop io salto come un matto dalla destra alla sinistra del palco, mi muovo. Poi quando canto un'aria lirica sto più fermo, più impostato, ed è più la vocalità che prende il sopravvento, però per me è tutto fuoco, elettricità. E invece qualcosa prima del palco, non so, anche per... Allora, che cosa fai? Ecco. Cosa faccio? Beh, io prima di che cantare... si possono dire, te lo dico, no, giusto perché no, seguendo. certo, assolutamente. Prima di cantare un'opera lirica o di fare un concerto pop, le cose che faccio sono molteplici. Innanzitutto sono intrattabile, per cui chi mi sta vicino deve avere pazienza, lo sa che in quelle tre ore io sono intrattabile, quindi ha pazienza, mi sta intorno, non mi risponde quando io magari... Dov'è Matteo? In camerino? Bene, andiamo a berci una birra tutti insieme. Lasciatela lì. Qualcuno mi ha anche detto sì, comunque, no, dico... È così. Poi c'è sempre, mi bevo sempre un caffè. Anche se dicono giusto che fa perché, malissimo per... Giusto perché sei tranquillo? No, sono agitatissimo. Ma questo mi dà una carica in più. E poi c'ho sempre dello zucchero addosso. Sai le bustine di zucchero che prendo? Sì. C'ho le bustine di zucchero nei pantaloni. Ogni tanto mi vedono che faccio e mi proprio me lo mangio lo zucchero, lo sciolgo in bocca e ho un'energia immediata che poi brucio sul palco. Quindi adesso i tuoi fan sapranno cosa regalarti: le bustine di zucchero intere. No, ma quelle le rubo al bar quando prendo il caffè. Tra l'altro mi sa che ho dato anche idea a qualche fan, occhio, perché se poi chiamo il prossimo concerto, se ti arrivano i bustoni, sai che di zucchero più sai zucchero che... meglio va. Oppure durante il concerto te le lanciano, insomma, qualcosa del... No, speriamo di no. Vabbè, zucchero limite meglio dei pomodori, assolutamente, ma quelli non me li hanno mai lanciati. Ma non te li lanceranno, penso. Senti, speriamo di no. Io sarei curiosa, insomma, se ci fai, ci regali un piccolissimo live piccino, giusto? Che cosa volete? Quello che vuoi. Ma nessun qualcuno dorm. Dice nessun dorm, ma io dico, per me puoi cantare anche i Puffi, tanto sei bravo uguale, canta. Guarda, quello che vuoi. Allora io, sai cosa faccio? Siccome il tuo microfono facciamo è bellissimo, mi alzo in piedi un attimo e ti faccio giusto l'inizio, però, Sì, sì, puoi fare ciò che vuoi. Solo l'inizio, perché... Allora, intanto io devo intrattenere perché poi mi dimentico che sono in radio. Allora lasciamo questo vuoto di due minuti allegramente. Ok. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Grazie. Allora adesso a caso qualcuno viene qua, lo fa uguale. Va bene? Allora, uguale però. Sono tutti finiti in piscina dopo questa. Va bene, grandissimo. No, non vedo altre nuvole all'orizzonte, per cui non facciamo venire a piovere. Andiamo avanti a ascoltare un altro brano tratto volentieri dal tuo disco. Tra l'altro questa canzone è stata cantata insieme a Tecarico. Sì, lui ha partecipato vocalmente perché c'è una parte parlata e quindi lui ha, diciamo, espletato il testo parlandolo e il resto è cantato da me. Sì, è stata una bellissima soddisfazione ed è il secondo inedito che ho cantato quando sono andato da Amici. E noi ce l'ascoltiamo, guarda sempre più là, sempre qui su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Milanese insieme a Matteo Macchioni. Eccoci. Ma sai che questa era una bellissima canzone, ma... Sì. Secondo me la cantante è molto brava. Guarda, glielo riferirò. Va bene. Ok. Andiamo avanti con una nuova domanda. Hai visto come ho sdeviato il discorso alla grande? Ho visto. Hai dribblato bene. Elena, ciao Matteo, sono una tua grande fan calabrese. Spero di poterti rivedere presto dal vivo. Volevo chiederti se c'è in programma, magari verso l'autunno, tira anche i tempi, verso fine anno, l'uscita di un secondo album. Sei il migliore, grazie mille. Grazie a Elena. Beh, sicuramente d'altro canto è uscito in gennaio, quindi il nostro target è comunque di poter fare uscire un disco per ogni anno, quindi in previsione c'è l'uscita di un nuovo album nel futuro e ci lavoreremo presto, insomma, però parlare di date è ancora molto prematuro. Io ti voglio chiedere invece, no? Hai avuto tantissimi artisti che hanno lavorato a questo disco. Sì. Quanto c'è di tuo qua dentro?
Ma di mio, a parte ovviamente una voce fantastica, ed è proprio quello, perché nella voce c'è anche l'interpretazione, c'è soprattutto il cuore che metti anche nel capire le cose che scrivono gli altri, perché le devi fare tue. Quindi c'è la mia personalità, che comunque si sta delineando, perché il discorso è sempre in evoluzione. Questo è stato un primo esperimento, quest'album, come dice Caterina Caselli, si trova il prototipo, no, di una voce e di un artista. Nel mio caso non è facile, perché faccio più cose, non sono un cantautore che si accompagna con la chitarra, che fa solo un determinato tipo di canzoni. La mia voce è variegata e come tale ha bisogno di sviluppare tutte le sfumature, no? Quando hai il rosa hai diverse tonalità di rosa, come certo, in qualsiasi colore. Quindi stiamo cercando la via per trovare le canzoni migliori che possono valorizzare la mia voce al 100%, e ci abbiamo lavorato con D'altro Canto, e sarà anche motivo del nostro lavoro in futuro. C'è una canzone di questo disco che senti più tua? Beh, a essere sincero, quella che mi dà le emozioni sempre più forti è La Promessa, la prima canzone che... Probabilmente per questo, proprio perché è iniziato forse anche tutto da lì? Sì, quello è stato il primo inedito che mi è stato proposto quando ero in TV, e sviluppa tutte e due le peculiarità della voce, perché all'inizio parte pop, poi a un certo punto esplode, c'è l'esplosione nell'ultimo inciso della voce lirica, e questo a me dà sempre fortissime emozioni. Poi un'altra cosa che ho fatto in questi brani è stato suonare il pianoforte, che io sono anche pianista, e quindi le tracce di piano di gran parte del disco, anche di alcuni brani come Claire de Lune di Debussy, l'ho suonato io con un bellissimo Steinway Gran Coda, e quindi ai pezzi mi lega la voce, ma anche parte dell'arrangiamento dal punto di vista del pianoforte. Con chi vorresti duettare? Un tuo sogno? Io l'ho già detto ai giornalisti che me lo hanno chiesto diversi mesi fa, credo che in Sugar ci siano degli artisti fantastici. Una di questi artisti è Malika Ayane. Io sogno un duetto con Malika Ayane, però lo sogno soltanto perché lei è veramente bravissima. Non so se sarà possibile farlo, ma io ho una stima grandissima della sua voce, del suo modo di interpretare, del calore della sua voce, del colore della sua voce, e secondo me sarebbe bellissimo sentire la lirica e la voce di Malika Ayane in un pezzo. Però questo è un mio sogno personale, quindi è soltanto un sogno. Beh, a volte i sogni si avverano, no, Matteo? Chi lo sa. E tu sei un forte esempio di tutto questo. Sì, però sono anche timido, per cui... Io me lo vedo, Matteo, che va da Malika, scusa, ti devo chiedere una cosa. Un duettino, no. Non avrei la forza emotiva per sostenere. Vabbè, va, gli scriverò io, capito. Andiamo avanti a ascoltare un altro brano. E poi, sì, ahimè, siamo quasi giunti alla fine di questa bellissima ora trascorsa insieme. E faremo ancora due chiacchiere poi. Sì. Purtroppo ci dobbiamo anche salutare. Ma noi ci ascoltiamo Trasparenza. Al nostro Matteo Macchioni, che ci è venuto a trovare, e sono stata molto contenta. Tra l'altro, oggi è il nostro ultimo estivo della piscina, quindi abbiamo chiuso alla grande, direi. Fantastico. Assolutamente. Beh, quindi in agosto tutti in vacanza, chi in montagna, chi al mare. Sì, e noi lavoriamo. Noi lavoriamo lo stesso. Scusate. Però andiamo a settembre. Andate in vacanza a settembre. Andiamo tutti a settembre. Ma a proposito invece di vacanze, sì, tu ne fai? Oppure sì, ti tocca lavorare, no, andare in ho giro? Ho dei concerti in agosto, ho delle date, però sicuramente andrò nella mia bella Sardegna una settimana, forse 8-9 giorni, e poi faccio delle altre cose, ma le pianifico all'ultimo minuto. Ma sicuramente delle ferie, sì, cioè ferie, voglio andare al mare, bisogno di mare, di sole, sono bianco come una pezza lavata. Vedi, a furia di mangiare lo zucchero che è bianco. Divento bianco anch'io. Senti, invece sul tuo sito internet, che è www.matteomacchioni.it, oppure andare sul sito anche della Sugar, lì ci sono tutti, sì, i vari link, sì, sì, lì possiamo vedere insomma tutti i tuoi aggiornamenti, che cosa fai, che cosa non fai, dove vai. Sì, sul sito internet c'è tutto, c'è anche il collegamento alla pagina ufficiale di Facebook, che è quella dove le notizie arrivano prima di ogni altro luogo, e quindi tipo si rimane aggiornati, diciamo. Io prima di salutarti chiedo scusa perché ho fatto una gaffe prima sul tuo brano, che è trasparente, non trasparenza. Non vorrei che mai più o meno è quello, però il brano si intitola trasparente, no, perché vabbè, ho sbagliato prima che i fan mi assalgo. No, invece sono stati bravi, anzi ringraziamoli, perché hanno, sì, scritto sia sul nostro telefono SMS al 348 12 88 150, ma hanno anche scritto sulla pagina del nostro sito internet.
ringrazio tanto anch'io. Tra l'altro non vi preoccupate, non siamo riusciti a leggerle tutte, perché insomma siete stati in tanti, però Matteo li ha letti, non vi preoccupate. Sì, sì, assolutamente. Quindi saluti e ringraziamenti vari. Io ringrazio te di essere stato con noi, è stato veramente un piacere averti qui, una grandissima anche scoperta per quello che mi riguarda come proprio persona. È stato veramente un piacere, spero di rivederti al più presto con tante novità, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie della bella accoglienza, dell'ospitata, e mi ha fatto anche piacere a me parlare per quest'ora, chiacchierare, far sentire pezzi, è stato veramente molto bello. Adesso ti puoi tuffare in piscina. Adesso ufficiale. Mi tufferò in piscina. Pluff. Pluff, anche l'effetto sonoro. Fantastico. Bene Matteo, noi ci salutiamo con il tuo brano, La Promessa. Un bacio Va a bene. Tutti. Ciao. Ciao Matteo, grazie.